Cerchi una colazione sana per il weekend? Questo video fa per te. Rimani fino alla fine perché abbiamo preparato per te 5 ricette deliziose che puoi preparare nel fine settimana. Sono colazioni sia dolci che salate, quindi per tutti i gusti, pensate anche per regalarti una coccola in più durante il weekend. Prima di iniziare con le ricette, iscriviti subito al nostro canale, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Ora direi che possiamo cominciare con le ricette. La prima colazione che vi propongo sono questi cornetti morbidi al cacao, perfetti da farcire con ciò che preferite. Prepariamo l'impasto in una ciotola con 250 g di farina di quinoa, 6 g di lievito di birra secco, 25 g di cuticola di psiglio. La cuticola di psiglio è un ingrediente indispensabile in questa ricetta. È un addensante totalmente naturale, molto utile ed efficace negli impasti senza glutine, quindi ti consiglio di utilizzarlo. Poi aggiungiamo 30 g di cacao amaro, la buccia grattugiata di un limone e mescoliamo. Aggiungiamo 40 ml di olio vegetale e 400 ml di acqua tiepida. L'acqua deve essere intorno ai 40-45 gradi, non troppo calda o fredda, altrimenti può compromettere la lievitazione. A questo punto potete anche aromatizzare con dell'essenza di rum se volete, io ve lo consiglio perché migliora il sapore. Aggiungete anche un pizzico di sale e mescolate il tutto. Inizialmente avrete un impasto molto morbido e appiccicoso, ma man mano che impasterete la cuticola di psiglio assorbirà l'acqua e l'impasto assumerà una consistenza più densa. A questo punto spostate l'impasto sul tavolo infarinato e impastate con le mani, in modo da ottenere un panetto omogeneo che non appiccica alle mani. Riponete il panetto nella ciotola leggermente infarinata, coprite con un canovaccio e mettete l'impasto a lievitare fino al raddoppio, a me è bastata un'ora. Ti consiglio di farlo lievitare in un angolo della cucina privo di correnti d'aria e al caldo. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendete l'impasto, infarinate il tavolo e stendetelo con il matterello infarinato ad uno spessore di circa mezzo centimetro. A questo punto dividete il cerchio ottenuto in 8 triangoli. Ora potete creare i cornetti. Passate il matterello un paio di volte sulla punta per allungarla e tagliate l'impasto in eccesso se la base del triangolo è troppo grande. Dopodiché arrotolate i cornetti partendo dalla base. Io ho deciso di lasciare i cornetti vuoti e farcirli una volta cotti. Senza il ripieno in cottura lieviteranno e cuoceranno meglio all'interno. Ora mettete i cornetti su una teglia ricoperta con carta da forno e fateli lievitare nuovamente per 30 minuti nel forno spento. Trascorsa la seconda lievitazione, spennellate i cornetti con un uovo sbattuto e decorate anche con della granella di mandorle o semi a piacere. Cuocete i cornetti nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 35-40 minuti. Una volta cotti, fateli raffreddare completamente, dopodiché potete farcirli e gustarli subito oppure congelarli. Io li ho tagliati a metà e li ho farciti con del burro di mandorle e delle fettine di mela. Oppure potete anche farcirli con del burro di arachidi e fettine di banana. Scegliete voi quella che preferite. Questi cornetti sono perfetti per una colazione del weekend. Potete scaldarli e farcirli in base ai vostri gusti e gruppo sanguigno. La seconda colazione è un buonissimo porridge di quinoa preparato con la quinoa in chicchi.
Per migliorare il sapore dei chicchi di quinoa ho ammollato 200 g di quinoa per una notte intera. Questo procedimento migliora il sapore della quinoa e inoltre accorcia i tempi di cottura. Poi ho scolato la quinoa e l'ho sciacquata. Dopodiché l'ho versata in una casseruola. Ho aggiunto anche 200 ml di latte di mandorle, l'ho coperta e l'ho fatta cuocere per circa 8 minuti dal bollore a fuoco dolce. Una volta cotta la quinoa, ho preparato della frutta da servire insieme al porridge. Io ho scelto un kiwi, ma potete anche utilizzare un altro tipo di frutta che preferite. L'ho sbucciato e l'ho tagliato a cubetti. Poi ho servito la quinoa in un piatto. Ho aggiunto del latte di mandorle caldo e i pezzettini di kiwi. Potete anche aggiungere un cucchiaio di yogurt di soia se volete e potete addolcire con del miele e decorare con delle mandorle o noci, altrimenti potete tranquillamente ometterli e servire il porridge in versione più semplice o con una spolverata di cannella o cacao, scegliete voi. La seconda versione invece l'ho preparata con delle fettine di mela. Ho addolcito con un cucchiaino di miele e poi ho decorato con della granella di noci e una spolverata di cannella. Questa colazione potete personalizzarla in base ai vostri gusti, anche senza frutta o dolcificanti, ed è perfetta per chi preferisce una colazione calda. Questi cupcake salati, sfiziosi, sono la prossima ricetta che vi propongo e sono ideali se preferite una colazione salata. Per prima cosa pulite 500 g di sedano rapa. Al posto del sedano rapa potete anche utilizzare delle carote o patate dolci. Tagliate il sedano rapa a metà e poi a pezzi non troppo piccoli. Poi riempite una casseruola con acqua e immergete dentro anche il sedano rapa. Fatelo cuocere per circa 15 minuti dal bollore e nel frattempo preparate l'impasto dei muffins. In una ciotola unite 250 g di farina di grano saraceno, mezza bustina di lievito in polvere per torte salate, 100 ml di acqua, 40 ml di olio vegetale e 4 uova. Mescolate il tutto. E separatamente pulite una cipolla e tagliatela finemente. Se non amate la cipolla, potete anche ometterla e utilizzare un altro ortaggio in base ai vostri gusti. Unite anche la cipolla nell'impasto. Dopodiché pulite due carote e grattugiatele sui fori più piccoli della grattugia. Aggiungete anche le carote nell'impasto e mescolate il tutto. Condite con del sale e del curry se volete. Ora sistemate i pirottini di carta in una teglia da muffins e distribuite l'impasto. Cuocete nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 18 minuti. Una volta pronti li facciamo intiepidire e prepariamo la purea di sedano rapa. Scoliamo il sedano rapa cotto e lo mettiamo in un frullatore. Aggiungiamo anche 15 ml di latte di mandorle e un pizzico di sale.
Ora frulliamo fino ad ottenere la nostra purea. Una volta ottenuta la purea, la trasferiamo in una sac à poche e decoriamo i muffins. Rimuoviamo la parte superiore dei muffins per renderli più piatti e procediamo con la decorazione. Potete anche guarnire con dell'aneto o prezzemolo ed ecco pronti i nostri cupcake salati. La prossima colazione è un'altra idea da preparare per chi ama la colazione salata, una buonissima schiacciata di patate dolci e tonno. Per prima cosa pulite 450 g di patate dolci e tagliatele a rondelle. Disponete le rondelle su una teglia con carta da forno e cuocetele nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per 20 minuti. Una volta cotte, versatele in un frullatore insieme a 2 cucchiai di olio vegetale. Ora frullate fino ad ottenere una purea omogenea. Versate la purea in una ciotola capiente e unite mezza cipolla tagliata finemente, 100 g di tonno al naturale sgocciolato, un uovo intero, 60 g di farina di mandorle o quinoa, 2 pizzichi di sale e mescolate il tutto. Rivestite una teglia da 28 cm di diametro con carta da forno, spennellate un velo d'olio e distribuite il composto uniformemente. Potete aiutarvi con una spatola in questo caso. Cuocete nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 25-30 minuti. Una volta cotta, fatela intiepidire, dopodiché potete rimuovere la carta e condirla con ciò che preferite. Io ho scelto dell'insalata, dello yogurt di soia al naturale e dei semi. Ed ecco pronta anche la nostra schiacciata di tonno e patate dolci. L'ultima ricetta che vi propongo per concludere in bellezza è questa carrot cake ai datteri. È una torta vegana perfetta per le colazioni dolci speciali. Per prima cosa mettiamo in ammollo in acqua calda 200 g di datteri per circa 20 minuti. Poi grattugiamo 300 g di carote sui fori più larghi della grattugia e le mettiamo in una ciotola. Aggiungiamo anche la buccia grattugiata di un limone, 400 g di farina di grano saraceno, una bustina di lievito per dolci, 5 g di sale, riprendiamo i datteri ammollati, li scoliamo e togliamo il nocciolo. Li mettiamo in un frullatore insieme a 20 ml di acqua e frulliamo. In questo caso stiamo utilizzando i datteri semplicemente per dolcificare la nostra torta. Aggiungiamo i datteri frullati al resto degli ingredienti, insieme a 420 ml di latte di mandorle o di soia e 100 ml di olio vegetale. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e ora prepariamo due stampi da 20 cm di diametro.
Li spennelliamo con un velo d'olio e infariniamo. Potete utilizzare la farina di grano saraceno in questo caso. Distribuiamo l'impasto nei due stampi e livelliamo bene la superficie con un cucchiaio. A questo punto possiamo cuocere le due torte nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 30 minuti. Fate sempre la prova a stecchino prima di sfornare. Una volta pronte le rimuoviamo dagli stampi e le facciamo raffreddare su una gratella. Nel frattempo prepariamo la crema. In un frullatore mettiamo 300 g di datteri precedentemente ammollati, insieme a 2 cucchiai di burro di mandorle o anche arachidi va bene, e un cucchiaino di cannella. Frulliamo il tutto e aggiungiamo anche 10 ml di acqua per rendere la crema più morbida. Ecco pronta la nostra crema, ora non ci resta che farcire la nostra torta. Aggiungiamo uno strato abbondante di crema sulla prima base, dopodiché copriamo con la seconda base dopo aver rimosso la cupoletta per rendere la base più piatta. Ora tritiamo 150 g di cioccolato fondente per la ganache e la mettiamo in una casseruola insieme a 90 ml di acqua. Facciamo sciogliere il cioccolato continuando a mescolare, dopodiché lo facciamo intiepidire e poi lo versiamo sulla torta. Potete anche decorare con della granella di mandorle ed ecco pronta la nostra torta. L'ideale è farla riposare in frigo per qualche ora prima di servirla. Ora che hai tutte queste belle colazioni, dovrai farci sapere quale preparerai nel weekend. Puoi dircelo qui sotto nei commenti. Se vuoi altre idee per le tue colazioni dolci o salate, puoi guardare i video qui. Ricordati di iscriverti anche al nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche. In questo modo non ti perderai alcun video che pubblicheremo d'ora in poi. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.